La volta scorsa abbiamo parlato della generazione del deflusso, vi ho ricordato alcune cose importanti, cioè in linea di principio voi il deflusso lo potete calcolare con quella parte che non si filtra usando le equazioni di Richards. E poiché soprattutto nel passato era difficile risolvere le equazioni di Richards, non avevamo strumenti adeguati per farlo in maniera semplice, in maniera affidabile, si sono sviluppati vari metodi, diciamo, concettuali per trattare il problema. In particolare, la volta scorsa vi ho mostrato che esistono due concettualizzazioni principali, diciamo, del deflusso. Uno come deflusso per superamento della capacità di infiltrazione, che è chiamato anche deflusso ortoniano, e l'altro che è chiamato deflusso su suoli che si saturano, già saturi, nel caso in cui tutta l'acqua che cade sotto forma di pioggia si infiltri, e questo si chiama deflusso per superamento per deflusso su suoli saturi, o saturation excess in inglese, o deflusso ortoniano dal nome di Tom Dunn, che è un idrologo e geomorfologo contemporaneo. Quest'oggi quello che vi mostro sono alcuni modelli, e in particolare il primo che vi mostro è il top model, di cui voi avete già usato alcune caratteristiche, perché una delle caratteristiche che ricaveremo sarà quella che si chiama indice topografico, cioè un indice che dipende solo da caratteristiche morfologiche del terreno e rispetto alle quali si può tentare di dare un'idea di quali sono le aree che si saturano prima. Una volta definite le aree sature, ovviamente il deflusso per su suoli saturi è facile da calcolare, perché tutte quelle aree che noi delineiamo come sature rappresentano la porzione dell'area rispetto alla quale la pioggia, cioè lì, quando la pioggia cade lì, poi va in deflusso superficiale. Il concetto di top model si può descrivere in questo modo. Consideriamo un versante, qui come vedete versante, un versante di secondo ordine in cui ci sono due rametti, cioè un bacino di secondo ordine in cui ci sono due rametti, ordine di Staller numero 2, in uno di questi c'è un versante che drena e vedete disegnato un tubo di flusso. L'acqua che cade in quella zona si muove e è assunto ortogonalmente alle linee di massima pendenza e all'interno di tutto quello di quella parte lì. Facciamo alcune definizioni. Vista in sezione verticale, quel tubo di flusso potrebbe essere rappresentato in questo modo, cioè noi ci aspettiamo, assumendo che il deflusso sia di tipo dunniano, che ci sia una falda ad una certa profondità. Questa profondità è chiamata qui DWT. Lo spessore del suolo è chiamato D e l'altezza della falda è chiamata DW. L'altezza della falda evidentemente dipende dalla posizione all'interno del versante, in particolare dalla posizione anche lungo quell'elemento. Intanto, per cominciare, cerchiamo di capire come stiamo trattando il problema, trattiamo il problema in modo semplificato. Qual è la capacità del suolo di trasportare lateralmente dell'acqua? La stessa legge che vale per l'infiltrazione vale anche per il deflusso laterale, in particolare in questo caso, coerentemente anche con quanto vi ho detto in precedenza,
assumiamo che il deflusso laterale, cioè che si muove non verticalmente ma lateralmente lungo il versante, sia prevalentemente dovuto alla parte satura del sottosuolo, cioè alla falda. In questo caso possiamo pensare che la velocità con cui l'acqua è trasportata segue la legge di Darcy, e in particolare qui però usiamo la legge di Darcy in un modo un po' speciale, nel senso che la integriamo su tutto lo spessore del suolo. E quindi la legge di Darcy mi dice che la velocità dell'acqua è uguale al gradiente di che cosa? Qui metto il gradiente della topografia. A rigore sarebbe il gradiente della falda, ma io assumo che di poter confondere la superficie della falda con la superficie del terreno, cioè non confondere, assumere che la falda e il terreno abbiano la stessa pendenza, che è evidentemente un'approssimazione, e in alcuni casi un'approssimazione anche molto forte, però il vantaggio è che noi il terreno in superficie lo vediamo, mentre la falda dovremmo misurarla con dei piezometri o con dei pozzi o in altro modo, insomma. Quindi gradiente della pendenza per una quantità che chiamiamo trasmissività. Questa trasmissività altro non è che l'integrale della conducibilità idraulica sulla verticale. Quindi l'integrale della conducibilità è il flusso integrato sulla verticale. Facciamo un'ipotesi ulteriore. Questo modello, che è del 1969, è dovuto a Beben e Kirby, sono due idrologi, Kirby è un po' più vecchio, Beben è appena andato in pensione ed è sicuramente l'idrologo più citato di tutti, magari forse non il più bravo, ma sicuramente il più citato tra tutti gli idrologi viventi. E quindi siamo nel 1979 e quindi siamo quasi 40 anni fa quando viene prodotta questa teoria. Gli strumenti che noi possediamo, sia dal punto di vista numerico sia dal punto di vista osservativo, adesso sono molto più ricchi di allora. Quindi queste, anche adottare una teoria semplificata come questa aveva un grande valore, perché poi si riuscivano a fare dei conti approssimati apparentemente con le risorse che si avevano allora, tant'è che poi il top model è usato ancora adesso in tantissimi modelli. Un'altra ipotesi che veniva fatta nel top model era che la conducibilità idraulica diminuisse con la profondità. Questo per effetto della compattazione del suolo verso la profondità. Naturalmente questo dimentica tutta una serie di altre cose, tipo il fatto che il suolo è distribuito in layer, in strati, che possono avere una differente costituzione, una differente texture, quindi una differente struttura, e quindi differenti anche conducibilità proprio anche di ordini di grandezza. Però nel top model viene fatta questa approssimazione. In particolare si dice che la variazione della conducibilità idraulica con la profondità è uguale a K con 0, che è la conducibilità idraulica a saturazione in superficie, per una certa funzione di diminuzione della stessa conducibilità idraulica, che è un esponenziale elevato alla meno F, dove F è un parametro di abbattimento della conducibilità idraulica, per Z, dove Z è la profondità misurata dalla superficie.
appunto la conducibilità idraulica qui, la trasmissività qui è ridefinita anche con gli schemi di integrazione opportuni. E allora, dove in realtà un estremo di integrazione qui, il D grande, è supposto poi andare ad infinito, cioè si suppone che il suolo vada ad infinito, ma questo non è così rilevante in questo caso, perché il decadimento della conducibilità idraulica, che è fatto esponenziale, quindi fa sì che in breve tempo, certo in dipendenza dal valore di F, la conducibilità idraulica sia zero, sia prossima a zero della profondità, quindi dopo una certa profondità non si muove nulla in questo modello. E se la conducibilità idraulica ha questa espressione, la trasmissività idraulica diventa l'integrale di questa espressione, K0 è una costante, e quindi ho K0 e alla meno F dvt, dove scusate, dvt è la profondità della falda, se vi ricordate il disegnino che avevamo fatto in precedenza. Eccolo qua. Quindi ho messo anche una prima ipotesi nel top model. In realtà ne avevo fatto una ipotesi zero prima, che era l'ipotesi zero era che il di poter confondere la superficie del terreno con la superficie della falda, il gradiente meglio della superficie del terreno con il gradiente della superficie della falda. A questo punto quello che posso fare è andare a vedere un po' com'è il flusso integrato su tutto il flusso integrato su tutto lo spessore, e quindi sarà l'espressione di prima era T con K, la trasmissività, per la pendenza, l'ho scritto in una forma complicata, gli ho fatto prima il gradiente di seta che è la superficie del terreno, e poi ho preso il modulo per dire che è il termine più grande di tutto l'elemento. Mi sa che sia una battaglia persa. Sì. E quindi sostituendo che il flusso è K0 F, questa F che è questo parametro per il momento, per L meno F di Vt. Nabla Z. Naturalmente, se noi conoscessimo tutti questi elementi, saremmo in grado di stabilire qual è la velocità dell'acqua, il flusso dell'acqua nel muoversi lateralmente il nostro sistema. Due, facciamo un'ulteriore ipotesi. Voi dite quante ipotesi? Ma la situazione è risolviamo le equazioni di Richards, ma anche lì in realtà ci sono alcune ipotesi molto forti che abbiamo fatto. O cerchiamo di costruire un sistema più semplificato in cui magari abbiamo delle risposte più veloci che però possono avere un certo grado di affidabilità. In particolare quello che faccio è assumo una condizione di stazionarietà. Quello che è scritto sopra non è altro che il solito bilancio di massa. La variazione di acqua all'interno del suolo è uguale a tutto quello che entra meno quello che esce. Ma in questo caso l'ipotesi di stazionarietà consiste nell'assumere che la variazione di contenuto d'acqua all'interno del sistema è zero. Quindi ho tutto quello che entra è uguale a tutto quello che esce. Quello che entra nel mio sistema che cos'è? Beh, quello che entra nel mio sistema è la precipitazione, che qua ho chiamato chissà perché RT. Ricarica dovuta alla precipitazione, forse intendevo questa cosa qua quando l'ho scritta. Per AT che è l'area della mia striscia che sto considerando, o meglio la proiezione dell'area. Quindi RPAT è la quantità di pioggia che mi entra all'interno del mio volume di controllo. Quella che mi esce che cos'è? È il flusso U
integrato sulla verticale per una certa larghezza B, che è la larghezza, diciamo, della striscia che vado considerando. Se noi consideriamo questa striscia qui, di altro non è che questa lunghezza. Per TV doppio, che è la profondità della falda, perché io assumo che il movimento avvenga solo all'interno della falda e nella parte in saffro non si muove niente. Quindi, allora, in questa equazione possiamo sostituire quanto avevamo calcolato prima, cioè l'espressione di U, e quindi io ottengo l'espressione che vedete scritta sotto, dove ho definito tipo 0, cioè è una sorta di trasmissività, ma non è proprio, ma è la K con 0, cioè la conducibilità idraulica in superficie, diviso questa F, che è la velocità di decadimento della conducibilità idraulica con la profondità. Un'idea interessante che uno può venire in questo caso è quella di ricavarsi dvt dall'equazione di bilancio precedente. Dvt, vi ricordo, è la profondità della falda. Perché? Perché noi non dobbiamo scordare qual è lo scopo con cui stiamo facendo questa cosa, è quello di trovare le aree sature all'interno del bacino, quelle in cui dvt evidentemente è uguale a 0. Allora, se noi esplicitiamo dvt, questo è uguale a meno 1 su F, che è la formula di prima, a T per RP, dove a T è l'area della mia striscia, oppure del mio sottobacino, o comunque dell'area del bacino che ho a monte, una cosa che voi sapete calcolare benissimo. R con P è la precipitazione, sarebbe la ricarica, in realtà la precipitazione è quella che arriva sulla falda, la ricarica sulla falda. Voi sapete che abbiamo un fenomeno di infiltrazione che è regolato anche nella parte non satura, e quindi la precipitazione prima deve attraversare la parte non satura per ricaricare la falda. Questo rigore sarebbe la parte che, superata la zona in satura, arriva sulla falda. E al denominatore ho T con K, la trasmissività, B, la larghezza della falda, e poi la pendenza. E dove ho definito anche T con K, T con 0 che avevo definito prima come K con 0 diviso F, per TV doppio, e TV doppio è la profondità della falda. Allora, abbiamo una formula per calcolare che cosa? In funzione di questa costante F, che non sappiamo bene che cosa sia, dell'area, che però è una quantità che sappiamo calcolare, della ricarica sulla falda, che in prima approssimazione potremmo pensare, per esempio, sia una certa media della precipitazione che insiste sul bacino. La T con K è una variazione sul tema della trasmissività idraulica, è un parametro idrologico legato ai suoli, legato alla conducibilità idraulica dei suoli che sono attraversati, quindi una variabile puramente idrologica. Il B è una grandezza geometrica, e il nabla z è ugualmente una grandezza geometrica. Tutte le grandezze geometriche io, quando ho un degno del mio bacino, le so determinare. Mi mancano un po' le variabili idrologiche. L'idea qui è quella di fare un passaggio superiore, dire: beh, prendiamo il valore della profondità della falda e lo vediamo su tutto il bacino.
che il problema adesso pare che ho dei parametri in più che voglio in qualche modo eliminare. Lo mettiamo su tutto il bacino, beh, quindi vediamo su tutto il bacino vuol dire sommare su tutti i pixel e dividere per l'area per il numero totale di pixel che ho nel mio bacino in pratica. In teoria sarebbe l'integrazione su tutto il, su tutta l'area del bacino, o meglio sulla proiezione dell'area del bacino, per l'area proiettata, diviso l'area proiettata del bacino, di WP, di cui non vado, faccio altro che scrivere l'espressione. Che è il logaritmo di AT, eccetera, 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 che ho già fatto in precedenza. Allora, adesso ci sono un po' di passaggi che sono dei trucchi, se volete, cioè dei trucchi, non c'è niente di particolarmente complicato, ma è difficile da ricordare perché sembra è un po'. Sì, tricky si direbbe in inglese, truccoso, non so come dire in italiano. Il logaritmo ha determinate proprietà, quindi lo posso scrivere in particolare come il logaritmo, separare in due parti. Una che contiene il logaritmo delle precipitazioni, questo in qualche modo è l'input di tutto il mio sistema. E l'altro è il logaritmo di queste quantità che sono, se trascuriamo la trasmissività, sono tutte quantità geometriche. In particolare, se noi andiamo indietro sempre al bilancio, sappiamo anche che la precipitazione a sua volta in condizioni stazionarie può essere essa stessa espressa in questo modo, ma questo non è altro che un'eredità dell'equazione iniziale. Cioè, teniamolo comunque presente questa espressione qua. Se voi sostituite nell'equazione di bilancio iniziale ricavate RP invece che di WT, e poi usate le definizioni che abbiamo fatto nelle slide precedenti, ottenete questo termine qua. In particolare, dunque, un'altra ipotesi che possiamo fare è quella di considerare l'afflusso sulla falda uniforme ovunque. È una bella ipotesi anche questa, perché la falda non è tutta alla stessa profondità rispetto al suolo. Quindi se uno si immagina di avere questo cuscino rappresentato di filtraggio rappresentato dalla parte non satura, questa è diversa in punti diversi del versante. Però all'interno di questo modello facciamo anche questa semplificazione e diciamo la ricarica è costante dappertutto. Allora in questo caso il logaritmo di RP è uguale ad A con T logaritmo di RP, il fatto che sia costante permette di tirar via l'integrale, perché questo diventa il logaritmo di RP che è costante fuori dall'integrale per l'integrale dell'area che altro non è che A con T. E poi a questo punto ributtiamo dentro l'espressione che avevamo ricavato per R con P. Sembra un po' un ragionamento circolare, ma dopo vedete dove arriviamo. Sì, direi che questa è la parte più tricky di tutto il ricavato, perché usiamo la ricarica costante e poi ci rimettiamo dentro della ricarica costante il fatto che noi stiamo usando il bilancio di massa in condizioni stazionarie, quindi questa ricarica costante si può esprimere completamente nelle altre parti che non hanno apparentemente niente a che fare con l'IQ. Il logaritmo di un esponenziale mi dà un termine, anche qui applico, in particolare il logaritmo di un esponenziale, quindi l'esponente viene estratto come termine meno A con T F di T e poi rimane un altro pezzo. E quindi questo A con T logaritmo di R con P lo risostituisco all'interno dell'espressione che avevo ottenuto precedentemente qui della profondità media. Cioè prima di T questa parte l'avevo spezzata in due, come vedete in alto,
all'interno di questa, del secondo integrale sostituisco il risultato che ho ottenuto qui in alto e ottengo la forma che vedete in basso. Ok, abbiamo guadagnato con tutto questo sistema qua. Beh, alcune cose. Intanto, per esempio, dopo faccio i passaggi formali, ma per esempio vedete che qui ho una quantità che è la profondità media, qui è la profondità della falda, poi ho dei termini che dipendono da un parametro tipo 0 e da parametro tipo 0 da tutti quantità geometriche. Le quantità geometriche posso pensare di ricavarle da un dato digitale del terreno, cosa che voi in realtà avete già fatto, perché all'oscuro di tutta questa teoria voi l'indice topografico ve lo siete anche calcolato con i Jager's Tools. Quindi diciamo che tutta questa parte qua, almeno del t con 0, che però dopo diventa un parametro di calibrazione, tutta questa parte qua ce la sappiamo grosso modo calcolare. Mentre qui abbiamo una differenza tra la posizione media della falda e la posizione della falda in ogni punto. Allora assumetevi di avere come condizione iniziale la posizione media della falda, perché l'Arcangelo Gabriele è sceso su di voi e vi ha infuso questa scienza, no? Possiamo fare delle ipotesi su questo. Allora, in funzione della posizione media della falda, noi siamo in grado di calcolare la posizione della falda in ogni altro punto, in dipendenza di che cosa? Di solo parametri geometrici, di alcuni parametri geometrici e di alcuni parametri idrologici. Naturalmente, per andare qui avanti, facciamo un po' di altre definizioni. Per esempio, definiamo lambda tutto questo integralone qua, che è correlato a quello che voi avete imparato a chiamare indice topografico, perché se tiriamo via questo termine qua, tipo 0, quello che rimane è proprio l'indice topografico e poi il segno di integrale, naturalmente. Quindi l'integrale di questa roba qua è l'indice topografico medio del bacino meno il logaritmo della trasmissività t con 0 del medesimo bacino. E quindi risulta infine questa espressione qua, che permette proprio di fare quello che vi ho già anticipato, cioè di calcolare la profondità della falda in ogni punto in funzione della profondità media della falda e di un certo numero di parametri, di cui molti sono parametri geometrici. In particolare uno assume anche il nome di indice topografico e lo sapete calcolare. La proprietà media, la condizione sulla falda, la posizione media, la profondità media della falda, voi capite che, forse per come è fatta la nostra testa, sembra una cosa anche che si può ragionevolmente assumere. Per esempio, voi andate su un bacino e dice: ma qui la falda, diciamo un buco nel terreno, è a 5 metri di profondità. Fate un po' di altre prospezioni e quindi vi fate un'idea, per esempio, che in una certa posizione la falda, la profondità media, possa essere, non so, ad alcuni metri di profondità. Poi potete anche fare dei tentativi, perché poi una formula di questo tipo non è affatto complicato implementarla. Si potrebbe dare come esercizio da implementare mezzo in Python e mezzo con gli strumenti che usano i Jager's Tools per dirlo. In termini geometrici ve li calcolate una volta per tutte, perché quelli rimangono sempre uguali e gli altri via via. Partiamo da un istante in cui diamo la condizione iniziale della falda, calcoliamo i parametri geometrici e
determiniamo il T0 e ci calcoliamo la profondità della falda. Dopodiché, cosa possiamo pensare di fare? Possiamo pensare di fare piovere un altro po'. A quel punto, se io parto da una condizione iniziale di una falda, dopo che io faccio piovere per esempio 3 mm di precipitazione, supponiamo, allora il mio suolo ha una porosità, che ne so, di 0,4, supponiamo 0,5, così mi vengono i calcoli più semplici, 3 mm di precipitazione sono 6 mm di innalzamento della falda. E di nuovo sono in grado mediamente, e quindi la mia falda, quella cui profondità media avevo dato un valore nell'istante iniziale, si alza di 6 mm. Di conseguenza sono in grado di ricalcolare in tutte le posizioni qual è la posizione della falda in funzione dei parametri che ho ottenuto. E questa, per esempio, è un'immagine che rappresenta questa situazione. Cioè, io sono in grado di dire, per esempio, che i punti blu dovrebbero essere i punti che sono saturi. Evidentemente i punti blu voi conoscete in qualche modo la presenza di un reticolo idrografico. Ma è logico che sia così, perché il reticolo idrografico, il torrente, il fiume, si forma laddove l'acqua tende ad uscire in superficie, ad erodere la superficie e formare il canale. Quindi i punti che si saturano di più sono proprio quelli che sono all'interno della rete di canali. Dopodiché vedete la distribuzione spaziale del contenuto, in particolare della profondità della falda, che è l'informazione che ci dà il top model. È un'informazione importante. Certo, le semplificazioni che noi abbiamo fatto sono veramente tante. In particolare, noi abbiamo supposto, per esempio, che la falda ci fosse su tutta la superficie e fosse su una superficie omogenea. Però, per esempio, qui la falda, in questo caso, rappresenta un famoso bacino sperimentale che si chiama Panola. Che cosa vi mostra? Vi mostra che qui, in queste condizioni che vengono rappresentate, la falda in realtà, evidentemente questa rappresenta una certa sezione, diciamo, ma la falda in particolare è presente solo in alcuni punti. Cioè, non una certa sezione, questa rappresenta la topografia del bedrock, dello strato di roccia. La topografia del bedrock, o del substrato, come lo abbiamo chiamato, è molto più irregolare della topografia superficiale, e qui noi avevamo fatto l'ipotesi di poter confondere due cose, e in particolare sul bedrock si forma la falda solo in certi punti. Siccome il bedrock poi in questo schema è impermeabile, qui abbiamo che l'acqua praticamente, per esempio, non arriva mai alla chiusura che è qua, perché c'è la falda qui, però è come se fosse un lago, diciamo, nella falda, perché non è connessa all'uscita. Bisogna riempire il bacino un po' di più. Quindi, per esempio, in alcuni casi come questo, un modello come il Tormode dà un'indicazione che è solo superficialmente corretta. Quando la falda cresce, poi alla fine si forma su tutto il bacino. Noi avevamo visto anche un altro esperimento che chiariva questo concetto, perché quando io vi ho illustrato l'andamento con la simulazione tridimensionale delle equazioni di Richards, in una topografia semplificata abbiamo mostrato come in pratica ci sia anche un tempo, e questo tempo sia piuttosto lungo, in cui la falda si deve formare. Cioè, lì eravamo in una condizione non così complicata come questa dal punto di vista topografico,
più semplice perché qui se vi ricordo la falda era una falda, cioè il vetro erano due piani a forma di libro, ma anche qui prima che si formi la falda deve passare un certo tempo in particolare 15-16 ore perché sia una falda e quindi si inneschi in modo laterale. Tutta sta roba qua non c'è dentro la teoria del top model. E l'altra condizione appunto è che la pendenza topografica non sempre descrive bene quello che succede nel sottosuolo. Pur tuttavia, il top model rappresenta una semplificazione efficace, relativamente semplice da ottenere, di quella che è la distribuzione spaziale del contenuto dato del suolo. E in particolare della distribuzione, almeno come quantitativamente, delle zone sature. Quando io ho le zone sature, come accade qui, allora cosa succede? Il fiaccio piovere sopra, l'acqua che cade sulla parte satura si muove e ruscella, l'acqua che cade sulle parti gialle si infiltra. E quindi sono in grado di calcolare quello che si chiama il deflusso superficiale, la quantità di deflusso superficiale. In particolare qui il volume di deflusso superficiale che si viene a generare per ogni precipitazione è legato alla frazione di area satura. Se io faccio cadere 1 m3 di acqua sotto questo bacino e qui ho un bacino che è saturo per il 10%, supponiamo, 5%, tra 5 e 10%, solo quella quantità tra 5 e 10% andrà a formare un scellamento superficiale. E qui penso di poter concludere.